Ragazzi, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa diretta di questa sera di Libera le tue parole. Oggi, 22 ottobre 2019, è la giornata mondiale dedicata alla balbuzie e quindi abbiamo pensato di fare una diretta insieme ad alcuni ragazzi del percorso di Libera le tue parole, proprio per parlare di risultati. Secondo noi non c'è modo migliore per poter parlare di balbuzie e soprattutto per poter dare una speranza alle persone che soffrono di balbuzie, che sono ancora incatenate dalla balbuzie, se non farlo con cosa? Tramite i risultati, raccontando la nostra storia, raccontando il nostro percorso, ma facendolo anche bene, ma facendolo anche partendo da una base di influenza, altrimenti sarebbe veramente complicato riuscire a dare un messaggio di speranza senza essere coerenti poi con il messaggio che vogliamo dare. Adesso aspetto un attimo che i ragazzi si collegano, così cominciamo a invitare un po' di persone. Allora, innanzitutto, mi collego anche da qui, in maniera tale che riesco a farlo in maniera ancora più semplice, perché purtroppo dal telefonino ho un po' di difficoltà ad invitare le persone. Vediamo se adesso mi fa invitare. Ok, allora intanto invito un attimo a collegarsi alla diretta, credo si faccia così. Aggiungo, aggiungi. Invece, ecco di qua, Marco, buonasera intanto. Stefano, non riesco ad aggiungerti, forse non hai abbastanza linea. Ora però forse mi dà questa possibilità. Vediamo, aggiungi, aggiungi. Intanto ne approfitto io per salutare. Buonasera Ottavio e buonasera a tutti quelli che stanno guardando e che guarderanno questo video. Stiamo Buonasera, facendo questa buonasera diretta. Marco. Innanzitutto come stai? Sto molto bene, grazie. Ho il batticuore perché sono in centro città e sto facendo una cosa fuori dalla mia zona di comfort, ma me la sto proprio godendo, sono contento e quindi sto molto molto bene. Tu come stai, Ottavio? Io molto bene, sono felice di poter parlare durante questa diretta anche con te perché sei uno dei ragazzi che si è messo molto, molto in gioco durante questo percorso e mi fa veramente piacere proprio poter dare un messaggio di speranza alle persone che purtroppo sono ancora in questo tunnel dove non riescono a vedere una via d'uscita, dove non vedono luce. Parlare con te però è già una cosa bellissima perché parleremo di balbuzie, ma lo faremo tramite i risultati, cioè già il fatto che parliamo di questo argomento fluentemente e poi ne parliamo anche in pubblico, cioè, non avendo più paura di E Ottavio, ti avviso che non ti si sente troppo bene. In particolare queste ultime frasi non le ho capite moltissimo. Comunque, dicevo, adesso dove stai? In un bar, stai? no, in questo momento sono in una piazza che si chiama Piazza Cavana, nel centro storico di Trieste, Ah, e sono ok. seduto su una panchina. Allora, sì, sono d'accordo, è molto bello poter parlare insieme di queste cose e in particolare posso dire è molto bello poter parlare, perché se avessi provato a fare una diretta così un anno e mezzo fa, i risultati sarebbero stati pessimi e invece ora sto facendo questa diretta con la consapevolezza che ho tutte le armi per mettermi in gioco e per farla bene come una diretta deve essere fatta. E probabilmente forse non l'avresti neanche fatta perché ora la stai facendo con competenza, ma magari un anno e mezzo fa non l'avresti neanche fatta una diretta del genere. Assolutamente, infatti non avevo mai fatto una diretta di questo tipo prima di iniziare questo percorso, è solo da là che mi ho iniziato a mettermi in gioco. Chiedo scusa se ho il telefono che vibra leggermente, ma ce l'ho in mano e quindi non è facile stare perfettamente fermo, ma mi sto impegnando il più possibile. Dove, ma tu sei muscoloso, ci riesci, dai. Ma il telefono pesa, eh. Scherzi a parte, nell'attesa che si collega anche Stefano, allora noi intanto continuiamo questa bellissima conversazione perché mi sta piacendo moltissimo e soprattutto mi piace il fatto che siamo in pubblico, prima non hai sentito il messaggio che ti ho detto, quindi te lo ripeto un attimo. Già il solo fatto che stiamo parlando di balbuzie, comunque con il risultato dell'affluenza, già il solo fatto che stai dicendo quello che vuoi, che stai portando fuori quel mondo che è dentro al cuore e che addirittura stai illuminando per un balbuzie,
Infatti, per me questo è un risultato proprio straordinario, anche perché sin da quando ero piccolo e sin da quando mi sono reso conto di essere balbuziente, dire il termine balbuzie in pubblico oppure davanti agli altri o anche semplicemente davanti ai miei fratelli, per me era un vero trauma, era una cosa che mi spaventava, era una parola bruttissima, scusate per il camion sottofondo. E la dimostrazione che sono in città in pubblico. Comunque, appunto, anche è vero, Marco non balbetta. Sono tutte cavolate. Comunque, appunto, poter parlare di queste cose così apertamente senza dover essere uno, forse è meglio per Marco, perché altrimenti i ragazzi non riescono a sentire. Ok. Non c'è una panchina lì? Allora, no, purtroppo le panchine erano dove stava il cane. Ah, ok. Comunque, appunto, dicevo, poter parlare e farlo con competenza è una cosa che non è mai stata mia. E in particolare in una società dove viviamo noi, in quella in cui viviamo noi, in cui il balbuziente è sempre visto un po' come lo sfigato, lo scemo, è veramente difficile aprirsi e raccontare agli altri oppure parlare apertamente di questa cosa. E invece, proprio quello che dobbiamo fare noi è fare questo, uscire dalla nostra zona di comfort e dire ok, sono balbuziente, posso parlarne ed è l'unico modo che ho per uscirne. Iniziare ad affrontare la cosa davvero e non a nascondersi sempre. Infatti questa cosa, ragazzi, questa cosa che Marco ha detto in questo momento è uno degli esercizi più importanti che facciamo durante il percorso di libero di parole. Ti ricordo che non è un corso, è un percorso, perché riuscire a rendere la balbuzia piccola, piccola, piccola è una cosa che noi possiamo fare nel corso del tempo, a furia di ottenere risultati, a furia di mantenere risultati, e i risultati possiamo ottenerli solamente quando agiamo, facciamo determinate cose nonostante la paura. E questo è l'unico modo che io conosco per riuscire a smettere di balbattare. Se noi non andiamo a ridimensionare la balbuzia, se noi non andiamo proprio a parlare di balbuzie, saremo sempre schiavi della balbuzie, perché se la balbuzie è un tabù, allora non se ne può parlare, e se non se ne può parlare, io ovviamente vorrò nasconderla, e più tempo passo a voler nascondere la balbuzie, meno tempo passo a comunicare veramente con l'altro. Fateci caso, chi balbetta in genere che cosa fa? Non è che si dedica moltissimo tempo, sta molto più tempo a cercare di nascondere i propri blocchi, dedica molto più attenzione alla voglia di scappare dalla comunicazione, oppure più contenti, ma si sta accorto che mi sto bloccando, ma si sta accorto che sono balbuziente. Sì, ragazzi, sì, le persone non sanno che balbettate, perché la gente è abituata a vedere prima il negativo che il positivo. Ma noi, ovviamente, finché continueremo a dare molto più peso a quello che possono pensare gli altri di noi rispetto a quello che possiamo pensare noi di noi, la balbuzia ci mangerà sempre. Tu, Marco, in questo percorso cosa hai capito rispetto a questo argomento qui? Rispetto alla... Guarda, proprio ora che stavi parlando, ho riflettuto su come una delle cose che mi è sempre stato molto difficile è accettare il fatto che gli altri sapessero che io balbetto, perché per me era una cosa che non volevo accettare, e certe scene in cui avevo proprio pubblicamente balbettato davanti agli altri, al solo ripensarle mi sentivo male. E quindi una delle prime cose che ho fatto in questo percorso, che ho raggiunto, è stata proprio quella di dire ok, io sono balbuziente, gli altri, tutti quelli che hanno parlato con me nella mia vita per più di 5 minuti ne sono consapevoli, inutile che mi prendo in giro e che nego questa cosa. E quando uno getta le basi e inizia ad accettare questa cosa, fa il primo passo verso il dire ok, adesso cerco di darci sempre meno importanza, di fare in modo che la balbuzia sia sempre meno, diciamo, il mio condottiero, ma che sia io il mio condottiero e non mi faccia più intrappolare dalla balbuzia. E la prima cosa che bisogna fare per iniziare questo percorso è appunto accettare che noi partiamo da questa situazione, che è sicuramente una situazione di svantaggio rispetto agli altri che invece parlano senza problemi. Però dobbiamo accettarla, se non l'accettiamo non andiamo da nessuna parte. È proprio così, ragazzi, è proprio così. Tra l'altro, accettare non vuol dire dirsi io sono balbuziente e lo rimarrò per sempre.
accettare la balbuce, come ha detto Marco, vuol dire questo è il mio punto di partenza. E non posso più nasconderlo, ma soprattutto non posso più negarlo, né gli altri né gli stessi. Io, per esempio, per tanti anni ho negato la balbuce, perché non riuscivo ad accettare di essere balbuciente, ed è stato per questo motivo che la balbuce si è incancrenita, che la balbuce si è ingigantita. Io, Marco e tutti quanti gli altri ragazzi nel percorso hanno fatto ingigantire la balbuce nutrendola giornalmente ogni volta che invece di esternare la balbuce, invece di dire tutto quello che volevamo, nonostante questa paura, nonostante la possibilità di far vedere un blocco, invece di fare questo, abbiamo nascosto la balbuce, abbiamo nascosto i nostri blocchi. E a più di farlo abbiamo rifuggito così tanto la comunicazione che giustamente ci siamo disabituati. Non abbiamo sviluppato le competenze che tutte quante le altre persone hanno sviluppato, per questo dico sempre che la pazienza è un'abitudine. Dobbiamo semplicemente avere più abitudine, abituarsi a farlo, a comunicare quanto più tempo possibile. Certo, Marco, senza strumenti è possibile una cosa del genere, però. Senza strumenti è sicuramente molto difficile una cosa del genere, anzi probabilmente impossibile. Bisogna semplicemente iniziare ad applicare gli strumenti giusti, quelli che per noi sentiamo che ci permettono di comunicare, ci danno la libertà di comunicare, quindi dopo ci puliscono il pensiero. E quindi è necessario naturalmente trovare gli strumenti per iniziare questo percorso. Quindi quello che vi consiglio io è di iscrivervi quanto prima possibile, quanto prima possibile, sì, a una delle prossime full immersion, Giusto per sperimentare gli comunque strumenti. per sperimentare gli strumenti. Poi vedrete se sono quelli che fanno al caso vostro. Per me è stato proprio così, e infatti sono felicissimo di aver fatto la full immersion un anno e un mese fa ormai e di Un essere anno e un dentro mese fa, questo caspita, esperimento. un anno e un mese fa. Ma Quasi prima un di un anno e anno e un mese 2 mesi. fa, Marco com'era, quindi? Prima di un anno e un mese fa Marco era tutta un'altra persona, non avrebbe sicuramente fatto una cosa di questo tipo come mettersi in piazza col telefono davanti e fare una diretta e parlare, parlare, dire anche il termine balbuzia e chi se ne frega se gli altri sentono che lo sto dicendo. Quindi Marco era una persona molto più chiusa, molto più incatenata e che diceva quello che la balbuzia gli diceva, questo puoi dirlo, questo non puoi dirlo. Quindi era proprio una persona schiava. E ora non è che sono cambiato così all'improvviso, sono in un processo di cambiamento che giorno per giorno mi fa lavorare. Però sono veramente contento di essere dentro questo processo. Ragazzi, io Marco, questa prima sera di purtroppo lasciarti, che sappiamo che devi andare a teatro, sono raccontaci già proprio tardi. anche una delle cose importantissime e poi ci lasci. Marco, Ok. prima di fare il percorso, prima di iniziare il percorso, aveva già iniziato il suo percorso di teatro. Però, prima di iniziare il percorso, data la grande difficoltà di comunicare, voleva abbandonare il teatro. E invece, dopo la full immersion, appena iniziato il percorso, cosa ti ha spinto quindi a voler continuare il teatro? Quello che mi ha spinto a voler continuare il teatro è stato che il teatro è un'occasione ottima per uscire veramente fuori dalla zona di comfort una volta per settimana, 2 volte per settimana, perché abbiamo letto tantissime volte che il teatro aiuta a smettere di balbettare ed è una cosa che secondo me non è vera, perché a me non ha aiutato a smettere di balbettare. Perché se no non avrei neanche iniziato il percorso probabilmente. Però quello in cui mi ha aiutato è stato di avere un appuntamento fisso ogni settimana per sperimentare gli strumenti, per parlare in pubblico, per leggere in pubblico, cioè per imparare a stare al centro dell'attenzione. Quindi il teatro mi ha dato veramente tanti strumenti complementari. E quindi la voglia di continuare a mettere in pratica questi strumenti fuori dalla zona di comfort è stato quello che ha fatto sì che io abbia continuato teatro. Marco, grazie per questa tua testimonianza di coraggio, soprattutto perché per uscire fuori dalla zona di comfort è molto coraggio. Il coraggio deriva dal cuore, serve tanto cuore, e Volevo. qui mi dice tanto, veramente, questo percorso. Marco, grazie ancora, io resto stacco questa diretta, ragazzi, e ne faccio partire un'altra, perché forse non riusciamo a fare una diretta con più persone collegate. Quindi, Stefano, ricollegati e ci richiamo fra pochissimi giorni. Ragazzi, a poco per la prossima diretta. Marco, grazie ancora, sei veramente un guerriero. Ciao!
Grazie a te, Ottavio. Grazie per avermi dato questa possibilità e saluto tutti quelli che guarderanno il video. Un abbraccio a tutti e forza, coraggio. A più tardi, ragazzi, ci vediamo fra pochissimi secondi. Ciao a tutti. Vediamo se mi fa scollare qui.